Ciao ragazzi, allora in questo video io vi farò vedere come ho colorato queste extension. Queste extension mi sono state inviate, mi sono arrivate proprio il giorno del mio compleanno, proprio azzeccatissimo, da VP Fashion. Queste sono già le terze extension che mi manda VP Fashion. Sono felicissima anche perché quelle vecchie purtroppo non le potevo utilizzare più, perché avendo cambiato colore non posso utilizzarle. Ma non perché non si possono cambiare di colore anche queste, perché in realtà si possono tingere, solo che il problema è che ho cambiato anche il colore di base, che è castano, non è più nero, e le precedenti extension me le avevano mandate nere. Allora, qual è la novità di queste extension? Perché mi hanno mandato queste extension? Perché hanno fatto una versione più voluminosa delle extension classiche. Allora, vi dico subito una cosa, secondo me, cioè a me non sembrano tanto più voluminose di quelle precedenti. Effettivamente il capello sembra leggerissimamente più spesso, ma non è una cosa così evidente, perché avevo visto il video della diva del tubo e da come parlava lei mi sembrava che fosse molto più evidente la cosa. Io avevo quelle vecchie che sono proprio tutte nere. Sì, effettivamente sembrano più sottili, però comunque, ripeto, la differenza non è poi tantissimissimissimissimissima. Forse perché lei ha i capelli molto più sottili dei miei, cioè più sottili dei miei effettivamente, quindi la differenza l'avverte di più, soprattutto addosso, insomma. Che cosa allora? Tanto per cominciare, anche queste extension per quanto mi riguarda sono spettacolari. Cioè, i capelli sono meravigliosi, bellissimi. Quando dovevo scegliere il colore, io ho detto a Livia, che è la ragazza che si occupa dei contatti, insomma, ho detto, guarda, mandami questo colore, le ho fatto vedere il modello, che poi ci penso io, le coloro, le faccio uguali, che quello che somiglia di più al mio colore di base, diciamo, sbiadito. Poi ci penso io, le coloro io. Lei era un po' tentennata, nel senso, mi ha scritto, guarda, non lo so se prende, forse perché secondo lei, essendo il capello leggermente più spesso, ma lo so perché mi ha detto così, non ti preoccupare, perché io già ero sicura che avrebbe preso, ha preso pure tanto. Allora, io come le ho colorate? Le ho colorate con la Crazy Color, questa qua in particolare. Ho scelto questa non a caso, perché è quella tra tutte quelle che ho provato in assoluto che colora di più, e colora di brutto, di brutto. Ovviamente, oltre ad aver colorato le extension ieri, ho colorato anche i miei capelli. Questa qua non la usavo da un po'. Perché? Perché ha un inconveniente, già ve lo dico, così lo sapete, anche se poi più in là farò un video più specifico per le Crazy Color. Questo è sì il colore più figo che ho, sì il colore è quello che tinge di più, ma è anche quello che stinge di più. Ambulanza? È anche quello che stinge di più. E il problema del fatto che stinge non è tanto che si scarica il colore, il problema è che quando fa caldo non si assolutamente vietato, perché macchia, cioè suda qua dietro ovviamente, e stinge anche sul collo. Però come resa, cioè non c'è proprio storia, cioè questa è in assoluto la più bella. Tra l'altro le punte delle extension, che erano praticamente bionde, cioè guardate che colore è venuto fuori, cioè mio Dio, bellissimo. E anche sulla lunghezza media, dove c'era appunto un leggero scolorimento, la resa è stata ottima. Quindi per questo ho deciso di fare questo video, perché così potete vedere come era, perché molte ragazze me l'hanno chiesto, ma secondo te sui miei capelli che sono così e così funziona? Vi potete rendere conto da sole, perché queste che mi hanno mandato loro sono la prima parte castano scuro, che è appunto il mio colore di base, adesso qua non so se si vede. La parte media era di un castano ramato praticamente, medio chiaro, e le punte bionde. Così vedete appunto la differenza. Insomma, quindi vedrete poi tutto nel video. Vi faccio vedere al volo le precedenti extension, perché prima di queste mi avevano mandate queste, quando ancora avevo i capelli neri e tutto con l'extension viola. Queste qua, e non è che queste qua le potrei anche usare, in realtà la base non è proprio nera, anzi è quasi un castano, forse anzi somiglia di più questo. Il fatto è che le punte sono troppo diverse dal mio colore della lunghezza, insomma, quindi allora aspettate che devo aggiustare, è troppo diverso dal colore della mia lunghezza, quindi non le posso usare, peccato. Vediamo. E le altre invece, quelle vecchie erano nere, ed erano queste qua. E l'unico problema di queste è che erano troppo lunghe, cioè queste erano ancora più lunghe
di queste qua. Vi lascio il link nell'info box poi del modello che ho scelto io, che inizia, in realtà l'ho scelto con la texture ondulati, perché ci sono sia lisce mosse che ondulate, no, lisce ondulate e ricce. Però in realtà poi lavate, le ho appestrate, le ho messe in piega io col ferro della Remington, insomma, quindi questa è, insomma, è il risultato. A me piacciono tantissimo, ripeto, sono, cioè, troppo... Ah, non mi dite se è meglio i capelli corti, perché lo so, è uno sfizio. Il bello delle session a clip è che ve le mettete un giorno e ve le potete togliere. Poi a me piace soprattutto, siccome mi piace tantissimo la coda laterale, ripeto, adesso le sto facendo vedere così, ma io poi comunque un pochino li acconcio, e appunto ho fatto la possibilità di poterli acconciare in qualche modo. Adesso mi stanno allungando piano piano, però almeno così li posso anche legare, farci qualcosa. E poi il colore è troppo bello, cioè non mi dite, non mi dite altro. Tra l'altro, ecco, da mosso il colore rende di più, perché liscio sembra che ci sia più stacco di quello che in realtà c'è. Niente, spero che poi te lo sto guardando, che si possano anche mescolare con quelle viola, forse faccio un mix di arcobaleno in testa. Basta, questo è quanto. Spero che vi lascio il video poi della realizzazione del colore. Spero che vi possa essere stato utile. Ci vediamo al prossimo video. Ringrazio VP Fashion per questa figata di extension. Alla prossima, ciao. Allora, cominciamo con un normalissimo shampoo, quindi laverò le extension con uno shampoo, userò questo qua che è della Fito ed è abbastanza delicato, anzi molto delicato, e ci vediamo dopo. Dimenticavo, mi sembrava banale da dire, ma non le lavo tutte insieme, le lavo ciocca per ciocca, cioè prima quella da 4, poi quella da 3, poi da 2 e da 1. E cerco di districarle poi, penso che farò anche una passata di balsamo. Allora, ho lavato le extension, le ho messe, le ho pettinate bene 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 bene, le ho sovrapposte qua perché su un pezzo di stagnola, poi vi spiegherò il perché. Le ho sovrapposte perché tanto non devo andare a tingerle, nel senso alla base, ma nella lunghezza, quindi vado a tingere solo lo chatouche. E utilizzerò le Crazy Color, anzi la Crazy Color Bordeaux, che in assoluto è la più figa, soprattutto è quella che tinge di più, è anche quella che stinge di più, ma di questo poi ne parliamo in un altro video. Quindi lo vado a mettere in una ciotola. Allora, come quantità si va assolutamente a caso. Ah, non ho detto, allora, questa non è una tintura vera e propria, questo è un balsamo colorato, e quindi va fatto sui capelli bagnati, c'è chi lo fa anche sui capelli asciutti. Dovrebbe essere indifferente, comunque lo faccio sui capelli bagnati, ma principalmente perché volevo togliere qualsiasi patina di colore avessero fatto loro, così in teoria dovrebbe prendere meglio. Per il momento metto questa quantità. Ovviamente guanti, ragazza, questa qua tinge da morire. E ad cazzum vado a stendere. Such a sleepy head, and that works for me, that works for me. Maybe we shouldn't sleep till noon. And we have things to do, but they can wait, let's let them wait. Under the covers, wait for me. Wait for me. Daddy said stay. Daddy said don't go away. Daddy said stay forever, stay, stay, stay. Daddy said stay. Daddy said love me all day. Stay forever, stay, stay, stay. Allora, ho finito di stenderlo, ci ho messo veramente 2 minuti, quella quantità che avevo preso è più che sufficiente. Adesso vado a... aspettate che tolgo questo pettine che tu uso. Adesso vado a avvolgere nella carta stagnola e la vado a mettere sotto il sole sul balcone, perché oggi c'è il sole e
Così diciamo che il calò, in teoria potete tenerli in posa un sacco quanto volete, perché sono dei balsami colorati, non succede niente, anche delle ore. Io non penso che lo terrò molto oggi, perché sia perché intanto questa tinge tantissimo, sia perché comunque con la carta stagnola si crea un po' di calore, mettendo sotto il sole ancora di più, e quindi agirà meglio. Quindi niente, semplicemente la vado a chiudere e ci vediamo dopo. Allora, andiamo a fare le extension. Mi raccomando, guanti, perché adesso vedrete quanto scarica, da paura. Però non avete paura, perché anche per esempio la vasca è azzurrina, ma con la candeggina eventuali aromi vengono via comunque tranquillamente.